Ha 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 ha! Siamo Siamo qua, allora ripartiamo col pomeriggio delle conferenze del Boetico Vegan Festival. È. Esatto. Prego. Lui è Stefano Momentè, è scrittore, giornalista, fondatore di Vegan Italia. Si presenta da solo, è un onore per noi averlo qua ed è un piacere che porti il suo messaggio al Boetico Vegan Festival. Lascio la parola un attimo a Marina, tanto. Facciamo presto, rapidissimi e poi assolutamente Stefano, un momento è per voi. Niente, voglio solo aggiungere che eh, io, ehm, noi abbiamo deciso di eh, invitare Stefano a, questo, a questa festa, chiamiamola così, dopo che eh, ho sentito una sua conferenza. Lo conoscevo, lo seguivo in Facebook, sapevo chi era ma non l'avevo mai ascoltato. È stato veramente bellissimo poterlo ascoltare e mi ha cambiato tante cose, mi ha fatto riflettere, eh, insomma ho fatto in modo e in maniera che Stefano potesse essere con noi, lui è stato straordinario, eh, disponibile, anche lui ha creduto in questo progetto e quindi abbiamo la grande gioia di ascoltare le parole di Stefano. Eh, buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie, beh, grazie per queste due splendide presentazioni. Sono semplicemente, eh, e qui entro io, una persona che da un po' di anni cerca di eh, diffondere ciò in cui crede, eh, ciò di cui ha fatto anche una missione di vita. Eh, il, il tema dell'incontro di oggi è un po' particolare. Sicuramente oggi Adesso che ho gli occhiali, vedo anche un po' di persone che conosco. Eh, sicuramente non parlerò di vaccini, non parlerò di vaccini. Noi in questa sede almeno, magari ne parleremo in un'altra occasione. Un occasione. Di latte vaccino, forse sì, di latte vaccino, forse sì. Eh, no, parliamo di scimmie. Parliamo, il, il titolo di, di questo incontro è Il pianeta delle scimmie. Eh, premessa nella premessa, io eh, sono come eh, dovrebbero essere tutti i vegani, vegano per scelta etica, perché non esiste scelta vegana che non sia etica, perché altrimenti è una scelta alimentare, può essere una scelta di alimentazione vegetale, una scelta d'altro tipo, ma la scelta vegana è una scelta fondamentalmente etica. Andando avanti poi dal momento in cui ho avuto questa illuminazione, che illuminazione non era perché come eh, mi ha detto un amico una volta, non è che poi la maturazione di quello che avviene in te avviene all'improvviso, avviene perché un po' alla volta continui a mettere un seme e poi un po' alla volta continui a innaffiarlo, a mettere concime eccetera eccetera e poi alla fine spunta qualcosa. Questo è successo 31 anni fa, è successo un po' di tempo fa eh, ed era esclusivamente una motivazione etica, era motivazione, la mia scelta principale era l'aver compreso di non... Eh, eh, volere eh, assolutamente, scusate ma mia amica Silvia, eh, c'è un mucchio di gente che non vedo da tanti anni qui, eh, di non volere assolutamente nutrirmi di qualcosa o cercare di, eh, nei limiti delle mie possibilità di ridurre la, il mio impatto di sofferenza nei confronti. Della Terra, per quello che avrei potuto fare, per quello che ho potuto fare per il tempo che mi restava. Allora avevo 24 anni, oggi ne ho 55, quindi un po' di tempo è passato. Uh, Come nella mia natura, ho cercato di capire sempre di più se, oltre a, alla mia motivazione principale, poteva esserci qualcos'altro, e ho scoperto che c'era un mondo. Ho scoperto, ad esempio, che c'era. La salute, quella che io definisco il piacevole effetto collaterale della mia scelta, c'era l'impatto ambientale, c'era l'impatto sociale, c'era una serie di motivazioni a 360 gradi. Quindi, non c'è nulla, guardandomi attorno, che eh, possa farmi desistere da, dalla mia scelta. Ma, anzi, mi ha convinto sempre di più. Ho studiato e ho cercato di mettere un po' a disposizione degli altri quello che ho fatto, scrivendo qualche libro, eh, tenendo un po' di conferenze, andando a parlare, dedicandomi anche alla cucina perché è una delle mie grandi passioni e quindi anche facendo questo. Tra le cose che ho scoperto, che, che poi è tutto ovviamente collegato in, una, in un filologico perfetto, c'è la nostra natura. La nostra natura che non è, la nostra natura intrinseca non è quella dei predatori, non è quella eh, dell'umano aggressivo naturale, l'umano è aggressivo eh, dal punto di vista sociale, quando vuole imporsi in un certo modo lo diventa aggressivo. Un po' aggressivo lo sono anch'io oggi perché mi sono fatto quattro ore di autostrada al posto di un'ora e mezza, ma insomma, un po' alla volta sbollirà questa cosa. Eh, sono cose che vanno oltre la natura. La natura ci dice altro, noi siamo prede, non siamo predatori, non abbiamo nulla del predatore, non lo avevamo eh, nel momento in cui eh, il nostro primo antenato è apparso sulla Terra e non ce l'abbiamo oggi, nonostante eh, la nostra fisiologia si sia un po' modificata, non tantissimo, pochissimo modificata nel corso degli anni. Noi siamo quelli che eravamo uh, un po' di anni fa. La, um, le, la, la, la scienza e la ricerca è in continua evoluzione, ogni giorno viene fuori qualcosa di nuovo. L'ultima, uh, come dire, prima si parlava uh, di, di un tipo di storia, ogni, ogni anno viene fuori tra l'altro... Un ominide nuovo che va a in incatenarsi nella, nella lunga sequela di nostri progenitori. Eh, una cosa importante qualche anno fa è stato trovato una sono stati trovati i resti di un piccolo esserino, eh, sono stati ritrovati in Spagna, in, nella regione della Catalogna e questo esserino si chiamava Pierolapithecus Catalanicus. Eh, gli studi sono naturalmente, perché è giusto che sia così, ancora in corso, però si presume, si è presunto fin dal primo momento e ancora oggi non, non si è trovato nulla che dice il contrario: che quello sia l'essere di congiunzione, l'anello di congiunzione tra noi e le grandi scimmie antropomorfi. Il Piero Lapitecus è vissuto. 13 milioni di anni fa. La vita dei eh, primi ominidi è ben più antica, però, insomma, un po' nel corso degli anni siamo riusciti a, eh, a crescere. Eh, molti li abbiamo persi per strada, altri si sono evoluti. Davvero ogni anno scopriamo delle novità su questo mondo. Eh, una cosa Certa è che anche di quelli eh, che magari possiamo pensare eh, come esseri eh, più primitivi dal punto di vista dell'aggressività e della caccia, come potevano essere eh, eh, gli uomini in realtà, che erano quelli che eh, pensiamo da sempre eh, passassero la loro vita a cacciare. Anche loro, scoperta recentissima, eh, la maggior parte della dieta loro era vegetale. Anche loro. Eh, tra l'altro oh, gli uomini neanderthal che sono eh, direi, frutto di una prima migrazione africana, eh, tutto nasce nel cuore dell'Africa, quindi tutti veniamo dall'Africa, siamo tutti migranti, tutti migranti. Eh, l'uomo Neanderthal è il frutto della prima migrazione africana che ha un nome specifico scientifico preciso, ma eh, è ininfluente in questo momento che arrivò in Europa. Molti anni dopo una nuova ondata migratoria portò invece l'uomo, quello di cui noi siamo diretti progenitori e il Neanderthal, e l'homo sapiens o l'Homo Erectus se vogliamo, che è un po' eh, che è precedente, eh, convissero per un certo periodo. E fu proprio il combattimento per il cibo che fece sì che l'uomo di Neanderthal a un certo punto si estinse. Invece, eh, noi cominciamo a invadere la terra, cosa che abbiamo fatto molto bene. Cosa che abbiamo fatto molto bene. Eh, visto che eh, oggi troviamo eh, esseri della nostra specie davvero ovunque, come delle zecche, perché abbiamo invaso tutti gli spazi possibili e immaginabili, anche no dove non avremmo dovuto essere. Tra le novità, eh, cose che non vengono dette normalmente, noi siamo degli ominidi, apparteniamo a, ci sono delle sottofamiglie, sottofamiglie, tribù dal punto di vista scientifico. Alla fine di questa lunga catena di, eh, di questo albero genealogico ce ne sono due che sono i, i pan e, e il genere homo. Se vogliamo, per dirla meglio, eh, il genere pan e il genere homo. Il genere PAN è quello eh, degli scimpanzeri, dei bonobo se vogliamo. Il genere Homo è il nostro, l'uomo moderno, l'homo sapiens o sapiens sapiens. L'uomo moderno eh, non si sa perché anche lì la scienza è divisa in due, eh, ma addirittura c'è chi vorrebbe vista eh, la parentela. Grandissima, 99,4% del DNA in comune. Che gli scimpanzé non fossero del genere Pan, ma fossero del genere Homo, quindi fossero ancora parenti nostri più vicini. Questo per dire che non c'è nulla di assoluto, nulla di fermo. Tutto cambia in continuazione, le cose che noi sappiamo oggi non sono quelle che sapevamo ieri e domani ne verrà fuori qualche altra di nuova. Ci sono però alcuni assunti, alcune cose che sono assolutamente incontrovertibili. Primo, che noi siamo dei primati: noi siamo dei primati, così sono dei primati gli scimpanzé, così sono come sono dei primati eh, tutti i nostri parenti più prossimi che sono le scimmie antropomorfi. Bonobo, Gorilla, che però sono di un'altra famiglia, gli orangutan che sono addirittura di un altro genere, quindi un'altra cosa, però sono tutti i nostri parenti. Apparteniamo tutti allo stesso ceppo. Tutti deriviamo, stando alle ultime ricerche, da quel Pierolapithecus Catalaonicus. Eh, quel piccolo esserino, così come chi è venuto prima di lui, era un essere come tutti i primati che si nutriva principalmente principalmente di alimenti vegetali con la possibilità di nutrirsi occasionalmente quando non trovava altro, per lui è valido per lui come per tutti gli altri di cibi di origine animale. Anche qui la scienza parla di carne in maniera generica, però ciò che è inteso come carne eh, è più facile e a volte viene specificato che all'epoca si riferisse soprattutto agli insetti. Quindi, eh, i nostri progenitori erano degli esseri che si nutrivano principalmente di frutta, foglie, germoglie, nei eh, successivi adattamenti hanno iniziato a nutrirsi anche di radici, anche di germogli. Anche di semi che eh, fino ad allora o almeno fino ad un certo punto non sono comunque appartenuti alla, alla dieta principale dell'essere umano o comunque degli ominidi in genere, e che addirittura qualche storico oh, continua a definire cibo per uccelli, soprattutto le graminacee che sono apparse all'improvviso nella nostra strada evolutiva. Tutto nella nostra fisiologia, come nella fisiologia dei nostri parenti, eh, prova come il nostro cibo dovrebbe essere principalmente un cibo vegetale. Non abbiamo denti, anche se alcune scimmie hanno dei canini ben poderosi, ma si sa che non vengono utilizzati per aggredire ma per impaurire, infatti mostrano i denti, ad una scimmia non si dovrebbero mai mostrare i denti perché lo vedono come un, eh, un senso di aggressione, quindi mai mostrare i denti a una scimmia, mai sorridere ad una scimmia perché davvero è una minaccia per loro. Abbiamo il nostro stomaco, il nostro intestino, tutto il nostro processo eh, digestivo, ciò che, che, che segue eh, la condotta del nostro cibo, che è totalmente diverso da quello dei carnivori, ma se vogliamo anche da quello degli onnivori conclamati, ad esempio gli orsi. Gli orsi sono degli onnivori conclamati, noi non lo siamo, ci si continua... A, a ripetere, e, e ahimè, una parte della scienza continua a ripeterlo, che noi siamo onnivori. Onnivoro significa che possiamo mangiare di tutto, non è vero, non possiamo mangiare di tutto perché significherebbe che noi potremmo mangiare di tutto a sazietà, e non è così, eh, noi in realtà siamo qualcosa che eh, è stato definito non da molto tempo, ma è stato definito, noi siamo come molti uccelli, come molti altri mammiferi, siamo o dovremmo essere dei frugivori, cioè chi si nutre principalmente dei frutti della terra e occasionalmente d'altro. L'etologa Jane Goodall, che è famosissima etologa e anche antropologa, ha vissuto moltissimi anni con gli scimpanzé. Ne, li, li, li conosce talmente bene che è riuscita a tracciare perfettamente il loro profilo ma anche la loro dieta, ha dichiarato che per la vicinanza che hanno gli scimpanzé a noi, torno al, al fatto che alcuni appunto vorrebbero far passare eh, gli scimpanzé dai pan agli omo, per tanta vicinanza hanno, ma anche nel linguaggio, nella comunicazione, nel modo di rapportarsi, nella vita sociale, la nostra dieta dovrebbe essere esattamente come la loro. E la dieta degli scimpanzé, ve la leggo, vediamo se ce l'abbiamo qui. Allora, sì. La dieta degli scimpanzé si basa per un 50% sulla frutta. per un 40% sulle verdure a foglia verde, quindi sui vegetali a foglia, dal 2 al 7% eh, anche di parti più fibrose come la corteccia, alcune radici o qualcos'altro, quando gli alberi fioriscono verso marzo-aprile di fiori e germogli fino al 10% della dieta. Eh, al massimo il 5% della loro dieta è, ora non so poi il totale quanto faccia, ma riteniamolo variabile a seconda del periodo dell'anno. Al massimo il 5% della loro dieta è composto da noci e semi. E a novembre, solo nel mese di novembre, la loro dieta è composta da una piccola quantità di insetti e piccoli animali. Piccola quantità significa che va dall'1 al 2% del totale per un unico mese all'anno. L'obiezione che normalmente si fa a questo punto è che esistono dei filmati ed è realtà che gli scimpanzé invece sono molto aggressivi, aggrediscono anche scimmie della loro specie o scimmie di altre specie oppure altri animali ma in maniera anche molto molto violenta, e se ne cibano. Jengudal dice che quando lo fanno, loro sono già stazi. Non lo fanno per fame, lo fanno per motivi sociali, quindi molto simili all'uomo, e gli ordini e motivi sono principalmente due. Uno, mostrare la loro forza al gruppo, per essere eletti capi, Secondo, mostrare la forza alle femmine, <ride> molto umani se vogliamo in questo. Quindi, ciò che di brutto, se vogliamo vedere, noi dal punto di vista dei vegani ritroviamo in loro nostri parenti, e ahimè, eh, molto, eh, fa molto parte della scala evolutiva eh, dell'aggressività, della vita sociale, del, del, del crescere in società, del. Di quelle due famose parole che io trovo uh, pericolosissime per gli esseri umani, ma che sono quelle poi che formano e che i bambini dicono quando sentono il senso della, dell'autodeterminazione, io e mio. Io e mio sono quelle due cose che danneggiano tutto. Quindi, io, io sono il più forte, e, e qui è tutto mio. Quindi. Tiro un recinto attorno a me. Questo lo vediamo negli scimpanzé. Anche tutta la famiglia degli australopitechi, se vogliamo, che sono state diverse, per moltissimi anni, dai 4 milioni ai 2 milioni di anni fa circa, eh, si nutriva in piccola parte di cibi di origine animale, ma la maggior parte della dieta anche per loro era data dal dai cibi vegetali. Eh, lungo la strada del nostro percorso evolutivo, o, o percorsi paralleli al nostro, ci sono trovate anche tracce di cannibalismo, ci sono anche oggi, perché l'ultima, credo che l'ultima parte relativa al cannibalismo Uh, si sia, beh, insomma, nel XX secolo ci siano stati ancora i primi riscontri di cannibalismo nel, nel mondo, nella terra, l'uomo antecessor uh, si è provato: si è trovato una, un sito particolarmente ricco di resti. Uh, sempre in Spagna, uh, e lì si è scoperto che uh, eh, era cannibale, però anche lì gli scienziati hanno detto sì, era cannibale, non lo era per motivi nutrizionali, lo era per rituali di altro tipo e ancora una volta rientra la socialità, rientra ciò che si è visto nel corso degli anni, quindi eh, il nutrirsi del nemico per assumerne la forza, ciò che dal punto di vista... Uh, antropologico viene studiato molto spesso, no? se, ne, se ne assume infatti eh, i resti trovati cannibalizzati non appartenevano agli uomini appartenevano ad, el, ad altri ominidi che passavano di lì. Quindi, qualcos'altro di cui loro volevano in qualche modo appropriarsi. La questione è molto più complessa di quello che si pensa. Sicuro è però che l'uomo non è un cacciatore, l'uomo non è un carnivoro, l'uomo non è nemmeno un onnivoro e, e mi piacerebbe che più spesso di quel che accade la gente cominciasse a ragionare con la propria testa e non invece... Eh, Portare avanti quello che per anni ha sentito dire da altri, cosa che accade, ahimè, anche a diversi medici, perché medici, e qui ce n'è qualcuno che, tra l'altro, è anche amico e lo conosco, non appartiene a quelli, a quel tipo di medici, ma ce ne sono alcuni che magari nel loro percorso di laurea in medicina hanno fatto sì o no un esame di nutrizione diventano il tuo medico di famiglia, tu ti rivolgi a loro e loro ti dicono: eh no, bisogna mangiare carne perché senza carne non si vive, bisogna mangiarne carne perché è nella nostra natura, perché noi siamo onnivori, perché dobbiamo sempre mangiare di tutto. L Amica Mirella Pizzi quando dico queste cose, che tra l'altro è bolognese, eh, e ha scritto la prefazione di uno dei miei libri. Lei me lo dice sempre. Quando i miei colleghi dicono che bisogna mangiare di tutto, è quello che poi vi porta ad amalarvi un po' di tutto. Sappiatelo quindi è proprio, è proprio questa in sintesi. La cosa. Noi non abbiamo sempre mangiato carne, abbiamo iniziato a mangiarla nella nostra natura, carne intesa come cibi di origine animale, lungo il nostro percorso evolutivo, quando nel nostro, nella nostra espansione terrena non trovavamo altro, soprattutto durante il famoso Urm 2, l'ultima grande glaciazione in cui davvero non si trovava nulla da mangiare e quindi abbiamo dovuto adattarci a nutrirci d'altro per poter sopravvivere. Poi abbiamo continuato a farlo perché era anche comodo, era comodo poi magari avere degli animali allevati e quindi avere la dispensa a portata di mano piuttosto che diventare raccoglitori: raccoglitore di fiori, raccoglitore di foglie, raccoglitore di frutta e di radici, e invece avere un animale docile che potevi macellare in qualsiasi momento e poi nutrirtene senza porti nessun problema. La questione è che se. Eh, noi siamo nati eh, 13 milioni di anni fa, se poniamo il paletto eh, in quell'anello di congiunzione di cui parlavo prima, e se davvero eh, l'aumentato consumo di cibi di origine animale di carne, eh, in termini di sciacallaggio però, non in termini di caccia, perché l'uomo ha iniziato cibandosi di ciò che restava sul terreno, lasciato dai veri carnivori. Sapete che i carnivori, quando mangiano, mangiano finché hanno fame, poi lasciano lì. Lasciano per gli sciacalli, lasciano per le iene, lasciano per gli uccelli rapaci. Ci sono addirittura alcuni avvoltoi che si sono evoluti al punto di riuscire a digerire anche le ossa, quindi a non lasciare più nulla sul terreno. Quindi alla fine da, uh, un, il sacrificio di un animale eh, ce n'è un po' per tutti. L'uomo si è unito a questa festa, se vogliamo, arrivando dietro e cominciando a succhiare il midollo e ossa, mangiare un po' di carne in putrefazione e un po' alla volta è riuscito a superare il momento. Dai 100.000 ai 12.000 anni fa è stato ben lungo il periodo dell'ultima grande glaciazione. Circa, circa 80.000 anni, 90.000 anni. Abbiamo avuto questa discesa dagli alberi, trasformarsi da, da scimmia d'ombra e dilagare nelle, nelle pianure, cominciare a nutrirsi in quel momento anche di quel famoso cibo per uccelli. Quindi le graminace per l'uomo sono diventate cibo in quel momento, così come la carne, carne vera, non l'insettino, non la lucertolina non qualcosa che poteva arrivare ad esempio nel mese di novembre quando frutta e foglie non se ne trovano. Se datiamo eh, la svolta al, a questo parziale carnivorismo al massimo 12.000 anni fa, 12, sì, circa, e trasportiamo questo in una ipotetica giornata di 24 ore, Possiamo desumere che dal momento in cui noi siamo apparsi sulla Terra, al momento in cui noi poi abbiamo iniziato a mangiare carne, davvero, questa carne abbiamo iniziato a mangiarla alle 23.58, quindi due minuti prima di mezzanotte. Questo indica che davvero non abbiamo sempre mangiato carne. Davvero non l'abbiamo sempre mangiata in modi così smodati come è accaduto soprattutto dopo l'uscita della seconda guerra mondiale, che guarda caso coincide anche con uh, lo scoppiare, il dilagare di una serie di malattie prepotenti che sono state chiamate malattie del benessere. E noi le chiamiamo malattie del benessere perché? Perché da sempre il consumo di carne è, è, dire, è, va di pari passo con la, eh, il benessere economico. Non a caso la gotta, che è la principale malattia, quindi l'accumulo di acidi urici nel sangue dato da un eccessivo consumo di proteine. Era chiamata malattia dei re, perché sono i nobili che mangiavano la carne, sono i nobili. I contadini, invece, che avevano un'alimentazione parca, mangiavano soprattutto cibi vegetali, seguivano quella che possiamo considerare la vera dieta mediterranea, non quella che tramite Ansel Kiss poi è fatto il giro dagli Stati Uniti e ci è stata riproposta in chiave americana. È quella, se vogliamo, di quel paesino della basilicata dell'entroterra Lucano in cui non si mangiava praticamente mai carne, si mangiava alle feste una volta ogni tanto, il pesce sicuramente mai, perché da lì non si spostavano e non andavano mai sulla costa, mangiavano ortaggi, mangiavano cereali, mangiavano legumi soprattutto. Eh, questa era la loro dieta, formaggi, mangiavano soprattutto formaggio di capra, eh, formaggio vaccino era credo un decimo all'epoca, se eh, andiamo in una eh, data ben determinata, quindi al, al primo decennio del Novecento, eh, abbiamo che eh, il consumo di latte, eh, di, di formaggio e di latte, che era comunque eh, diverso rispetto a quello del resto dell'Italia, era un decimo. Del resto dell'Italia. Infatti lì non ci si ammalava, è un po' se vogliamo una dieta simile a quella che oggi riscontriamo anche nell'entroterra Sardo, cosa che è uscita un po' di tempo fa, ma tra due popolazioni che sono ancora oggi molto studiate: che sono i Vilcabamba e gli Unza. Sono due popoli che vivono in due eh, luoghi diametralmente opposti, ma che hanno in comune la lontananza dalla civiltà, eh, la chiusura perché vivono in una valle rispetto alle contaminazioni e il fatto di vivere in un'area in cui c'è aria pulita, acqua pulita, eh, il cibo è principalmente cibo vegetale, non, eh, la carne si mangia davvero una volta ogni tanto come si mangiava una volta, quando ero bambino io si mangiava una volta ogni tanto la carne, a casa mia si mangiava la domenica la carne. Oggi si mangia tutti i giorni, più volte al giorno. Oggi in alcune mense scolastiche alcuni dietisti arrivano anche a proporre ai nostri bambini dei menù in cui nello stesso pasto ritroviamo latte, uova e carne nello stesso pasto oggi. E questi sono dietisti, sono abilitati, sono titolati. Capite che se cominciamo a ragionare con la nostra testa, cominciamo a pensare davvero qual è la nostra natura, senza farci manipolare dagli altri, magari potremmo anche riuscire a capire... Eh, da dove veniamo e dove vogliamo andare? L anche solo la riduzione: io, ovviamente, sarei per, assolutamente per l'eliminazione dei cibi di origine animale, ma per altri motivi. Ma anche solo la riduzione: il tornare a un tipo di alimentazione contadina porterebbe un'infinità di benefici, non solo alla nostra salute, non solo all'ambiente, non solo alla società, ma a tutto ciò che, che, che ci circonda sicuramente. Dalla fine della seconda guerra mondiale sono cominciati i guai. Noi abbiamo cominciato a ballare, a festeggiare, perché gli anni 60, lo sappiamo, sono stati anni di festa per l'Italia però a partire dagli anni 50 sono arrivati, eh, è arrivata la grande distribuzione. È arrivato ad esempio il, il latte vaccino nella grande distribuzione, prima non lo trovavi nella grande distribuzione. O dice vaccino. Latte di mucca nella grande distribuzione, perché mi dicono che vaccino è bandito <ride> come termine. <ride> Il latte di mucca nella grande distribuzione, grazie a, a chi ci ha salvato e poi in qualche modo invaso culturalmente. Sono, arrivati tutta una serie di altri, eh, sono arrivate tutta una serie di altre proposte, di cibi, qualcosa che potevano far pensare che eh, la nostra, il nostro riscatto avrebbe potuto passare attraverso questa strada. Se noi facciamo una, una foto, ad esempio, però degli Stati Uniti d'America, eh, vediamo come fin dal 1600 i grandi allevamenti siano stati quelli che dal punto di vista economico hanno tirato su l'America. Ed è chiaro che da lì è partito tutto. È chiaro che la carne, il latte, i formaggi... Come oggi ancora si vede, eh, per loro siano stati fondamentali, ma soprattutto vista, dal punto di vista economico. Se qualcuno di voi ha letto Jeremy Rifkin, che non è un vegano, ma è un economista, eh, eh, lui ha chiarissima la lettura del fenomeno americano e, 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 ciò che ne è, e ciò che è diventato, ma anche ciò che diventerà se non accade un'inversione di rotta, perché eh, la, la famosa ascesa del fenomeno della carne sarà quello che poi porterà al declino del paese eh, americano. Sono tutte cose che si trovano in giro, che si possono scoprire leggendo. Ci hanno fatto credere un sacco di cose che sono, sono sbagliate. Io. Ho mangiato, ripeto, non ho mai mangiato formaggi in vita mia, ma per questione di gusto. E questa è stata, dal mio punto di vista, una grande fortuna. Ho bevuto molto latte di mucca fino ai vent'anni, ho mangiato carne e pesce fino ai 24 e, e poi ho avuto questa illuminazione e, e, e ho smesso da un giorno all'altro, come è nel, nel, nel mio carattere. Ma ritenevo fosse giusto, ritenevo fosse giusto perché mi era stata venduta così, poi ho cercato di capire perché invece non è così, perché eh, non sento il desiderio di mangiare la carne allo stato naturale come dovrebbe essere se io fossi carnivoro, perché non sento il desiderio di nutrirmi di alcune cose così come stanno, invece sento il desiderio, ad esempio, di mangiare della. Bella la frutta matura, succosa, quella sì. Perché i nostri bambini si avvicinano alla frutta e non si avvicinano invece alla carne se questa carne non viene cotta, insaporita, presentata in maniera particolare? Perché? Perché è innaturale, a detta di qualcuno, forzare i nostri figli alla dieta vegetariana o vegana, e non è naturale invece forzarli verso una dieta soprattutto. Base carne. Non è comunque una forzatura, lo è, ma è una forzatura talmente evidente ma è, ed è anche talmente eh, scioccante dal mio punto di vista che non ci si renda conto della cosa che ad esempio quando eh, un bambino, pseudo bambino vegano, finisce all'ospedale, poi si scopre che non è un bambino vegano, eh, ma non lo dice più nessuno, ovviamente la rettifica non arriva. Io essendo giornalista so come si dovrebbe fare una rettifica, ma non arriva mai la rettifica, e anzi poi ci si marcia e si continua a portare avanti il discorso, e tutti quelli che poi ne parlano continuano a citare quel caso, quei casi, quei singoli casi, che poi negli ultimi anni sono uno, due, tre, tutti e tre smentiti, eppure si continua a portarli come fossero letteratura conclamata. Ma di bambini ne muoiono 2000 all'anno in Italia, per motivi vari, infanti 2000 all'anno, malnutrizione, tutta una serie. Di sicuro questi non sono vegani, se no sapete i giornali contavano a lavorare. Queste sono le cose su cui dovremmo soffermarci. Un bambino vegano... Ma e tutti gli altri che muoiono? 2000 all'anno, dati istat, per motivi vari, anche malnutrizione, e non sono vegani. Allora, sicuramente c'è qualcuno che eh, fa le cose nella maniera sbagliata. Dico, eh, se io incontro un vegano stupido, questo non è stupido perché è vegano, lo sarebbe comunque. Poi è anche vegano, o ignorante o altro, poi è anche vegano. Ma insomma, io non è che se incontro uno stupido, gli dico architetto stupido, avvocato stupido. No, sei uno stupido, punto. Invece qua c'è l'aggettivo vegano che parte e arriva sempre al primo piano. C'è la questione della paura, l'economia la conosciamo. Uh, o almeno dovremmo sapere qual è, basta, basta leggere due o tre dati economici. Noi sappiamo che a dettare legge eh, in maniera economica, cioè quelli che hanno davvero i numeri sono le aziende dei farmaci, sono le aziende e in campo alimentare, abbiamo l'azienda della lavorazione delle carni, l'azienda lattiero-casearia. Entrambe negli ultimi anni hanno deciso di aprire la maggior parte di loro una via anche vegetariana, perché caso mai andasse male di qua, magari i nostri burger vegetariani li mettiamo fuori, il nostro latte di soia lo mettiamo fuori, continuando a vendere anche altro. Significa che eh, un po' di paura la mettiamo, siamo pochi, eh, continuano a dire che siamo pochi, ma un po' di paura la mettiamo perché semplicemente stiamo cercando di riportare consapevolezza nella gente, tra le persone. Io non voglio mai convincere nessuno, non mi interessa perché poi ti ho convinto ora e dopo due secondi vai fuori di qua e hai già cambiato idea. Ciò che mi interessa è cercare quantomeno di invitare le persone a ragionare con la propria testa, cominciare a pensare. Cercare di capire perché le cose funzionano in un certo modo. Cercare di capire, ad esempio, perché in prima serata gli spot pubblicitari che vi fanno passare sono tutti di alimenti carne e di alimenti lato a base di latte, di mucca. Bene. E subito dopo vi fanno passare tutti quelli con i farmaci legati ai problemi che questi primi vi fanno scatenare, allora l'antiacido, il multivitaminico, l'antinfiammatorio. Sedetevi, guardate, collegate l'uno all'altro e avete capito, da una parte ti fanno ammalare dall'altra ti guariscono. Ma è molto semplice, ma non lo dico io, non è una mia invenzione. Ad esempio cioè, ci sono molti medici, molti illuminari che, 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 che lo dicono ma magari vengono bistrattati o magari lo dicono una volta andati in pensione perché non si sa mai perché l'ordine è abbastanza tosto in questo e allora guai al medico che magari prescrive una dieta vegana perché l'ordine interviene immediatamente guai perché accadono queste cose noi siamo primati siamo delle scimmie abbiamo il 99,4% in comune con gli scimpanzé, oltre il 99% in comune con gorilla, con bonobo, con gli oranghi se vogliamo. E quella è quella la nostra famiglia, non sono aggressivi, abbiamo denti adatti a spaccare le radici, a rompere le noci, non a nazannare. Aprite la bocca dei, dei vostri animali domestici, cani e gatti. I canini che hanno loro sono ben diversi dai nostri, quelli azzannano, sono atti a strappare, le mascelle che hanno loro si aprono in verticale perché strappano, le nostre macinano. È molto semplice la cosa. Il nostro stomaco manca di un enzima, che si chiama uricasi, che serve a digerire l'acido urico, che è prodotto dalle proteine, dall'eccesso di proteine e soprattutto animali quindi noi non siamo fatti per nutrirci di troppe proteine la nostra dieta è stata pompata per anni con il mito delle proteine ancora una volta viene dagli Stati Uniti e sappiamo che perché anche questa è eh, letteratura che la questione proteica è stata ricavata testando sui ratti ancora una volta all'inizio del Novecento, quanto serviva un giovane ratto in termini di proteine per raddoppiare il suo peso corporeo. Presa quella cifra è stata applicata all'uomo, molto semplicemente. Peccato che i ratti e i roditori in genere siano quelli che hanno il metabolismo più elevato fra tutti i mammiferi e l'uomo è quello che ha il metabolismo più lento. Noi ci mettiamo vent'anni per diventare adulti. Vent'anni per completare la nostra crescita. Quindi applicare quella cosa all'uomo significa aver accelerato il metabolismo umano. Infatti abbiamo visto e vediamo, se noi guardiamo il popolo americano, gran bevitori di latte, gran mangiatori di bistecche, vediamo belli paffuti, Rosi, bambini di due anni che sembra abbiano cinque. Perché il latte di mucca serve a far crescere un vitello. Perché la carne e le sue proteine è uno dei macronutrienti, ma non è il principale per l'uomo. Per noi il principale sono i carboidrati. Le, calorie, le proteine servono in un altro momento. E allora, se quella cifra proteica che erano all'epoca, se vogliamo, 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, ovviamente per un normo peso, con il passare degli anni, zitti zitti, si sono ridotti però nessuno ha detto il perché. E allora siamo passati a un grammo, oggi siamo a 0,6, 0,8. Qualcuno dice ma mondo scientifico, extra scientifico, cioè comunque gran fermento, dice che se noi andiamo a comunque ad analizzare quello che è il nostro cibo principale, o almeno il 50% di quello che dovrebbe essere il nostro cibo principale, la frutta che ha l'esatta composizione dei nutrienti a noi necessari, eh, non servirebbero più di 0,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. L'energia ci viene da altro, ci viene soprattutto dai carboidrati. Le proteine servono per costruire i muscoli, servono principalmente nella fase di crescita. Però, anche qui, se con quella cifra ricavata dai ratti noi andassimo a, ad analizzare il cibo più importante per un essere umano, il latte materno. Materno si può dire, vero? Ok. Il latte materno, sappiate che sarebbe totalmente fuori norma. Quindi il cibo principale per un essere umano, quello che se dato in misura corretta, ci dà tutte le difese immunitarie, ci fa crescere in maniera adeguata, ci protegge, ci impedisce davvero di ammalarci e, e ci dà il viatico per poter diventare del, degli adulti sani. Sarebbe completamente fuori norma, un altro motivo che ci dà da pensare: questo il latte materno, il latte di nostra madre è fuori norma, perché ha una composizione totalmente diversa da quello che poi a un certo punto della nostra vita ci è stato imposto. Vedi latte di mucca per lo svezzamento. Il latte di mucca per lo svezzamento è un, non è una cosa che si usa da sempre. Si è iniziato a usare a metà del, del XIX secolo, si è iniziato a usare in piena era industriale, si è iniziato a usare quando le famiglie contadine emigravano in città perché aprivano le grandi fabbriche e quindi si aprivano nuovi sbocchi di lavoro, la gente soprattutto dai paesi più poveri, dai paesi del sud, paesi, ma anche del nord, del Veneto, ma i nostri i terroni del nord realtà da cui vengo io, eh, si spostavano in città, il marito andava a lavorare, la moglie andava a lavorare in fabbrica e assieme producevano il reddito per mantenere la famiglia. Quando la moglie restava incinta, a un certo punto si è dovuto necessariamente trovare modo per far tornare più presto la donna a lavorare e quindi svezzare. Ecco, fino ad allora non si chiamava svezzare, fino ad allora si chiamava slattare, è un termine che si sta tornando a utilizzare adesso. Svezzare significa togliere il vizio, quindi per aiutare a staccare più facilmente il bambino gli si è data un'accezione negativa. Allora svezziamo, togliamo il vizio della tetta a questo bambino, al più presto. Allora siccome le balie costavano, le balie bagnate, quelle che ti allattavano i figli, costavano, si è cercato qualcosa, finché si è arrivati al latte vaccino, che ha fatto, beh, potete fare voi un po' di ricerca, ha fatto un sacco di morti all'inizio, perché il latte preso dalla mammella della vacca e dato al bambino non è il massimo da carica batterica, tutto quello che vogliamo, e poi si è iniziato, c'è cioè, la bollitura, eh? e poi un po' alla volta. L'allungamento con l'acqua, eccetera, fino a farlo diventare qualcosa che poteva assomigliare, visto il colore bianco, simile al latte materno. Lì, in quel momento, non un sacco di tempo fa, così come il latte di mucca nella grande distribuzione è arrivato dopo la seconda guerra mondiale. Anche lì non sono passati moltissimi anni. Non abbiamo sempre fatto così. Noi. Da primati mangiavamo principalmente vegetali e solo quando non trovavamo altro, da contadini magari ammazzavamo il cappone da contadini. Ma quando l'orto non ci dava nulla, quando era pieno inverno, quando avevamo finito le riserve, lì eravamo primati. Oggi siamo razziatori. È un'altra cosa. Non siamo quanto tempo? Ho? Abbiamo finito? Beh, io chiudo se avete qualche domanda. Chiudo così. Perché se no, se no vado avanti anni a parlare. No, no. Sì. No, no. no è... Sì, sì. Se no io chiudo, ecco, qualcosa, qualcosa ve l'ho detto. Se poi vi interessa, casualmente, casualmente ho portato qualcuno dei miei libri, ma così tanto per... il tempo per stare qua dentro la sala eh, però personalmente ci tengo tantissimo che voi possiate approfittare del fatto che ci sono i libri di Stefano Momentè allora abbiamo pensato che siccome questi sono i libri però ci organizzeremo per poterli portare qua fuori in modo che comunque li potete dare un'occhiata lentamente li guardate li potete anche insomma a, a approfittare ad, a, ad acquistarli ecco volevo solo dire questo li portiamo fuori ma non scappate o se vi interessa fermatevi Eh, io volevo chiedere, per quanto riguarda gli Unza, Vilcabamba, quei popoli che si dice che vivono molto più di 100 anni, ma sono informazioni veritiere o sono... Si sente? Sì, ok. Sono informazioni eh, abbastanza veritiere. Eh, sia sugli Unza che sui Vilcabamba eh, si stanno facendo ricerche da decine e decine di anni e quindi... Ad oggi le informazioni eh, sono sufficientemente, sufficientemente veritiere. Ci sono degli studi, delle pubblicazioni che, che lo attestano. se magari a, a memoria no, se magari mi scrivi a info chiocciolaveganitalia.com magari ti posso, ti posso dare qualche indicazione. Altre domande? Andrei in giro col microfono. Altre domande? Uno, altre domande, no, il battitore d'asta delle beh, domande. Hanno capito tutto? <ride> Perfetto, <ride> esaustivo come sempre. Va ringraziamo. Tipo la tua battuta finale. La mia battuta finale? Beh... Spero che quello di oggi, nel, ovviamente questo mio piccolo intervento, possa essere uno dei semini nella vostra vita, possa essere qualcosa che magari... Un giorno, se continuate a innaffiarlo, soprattutto con la vostra testa, ragionando e cercando di non farvi eh, intrappolare eh, da quello che vi vendono eh, come oro, eh, magari è la mia speranza è che qualcosa possa nascere, qualche germoglio in più. Grazie, grazie.